avvolgi. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. Tante O per One Republic, DJ riavvolgi, va tutto alla grande. Yes, tutte le sere, ok. Come si fa, come si fa, senza rumore in tutta la stanza. Chiamiamo Wa, sono qua, chiamiamo Wa, ci sono radio DJ, ci fa volare. Hey baby, let's go. Allora, un attimo prima di partire, aspetta. Ciao Wad, sì. Un attimo che mi allaccio le scarpe. Ok. Un secondo, pronti? Vai. Let's vai, go. Wad. Vai. 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 Vai, vai. It's time. Per me è molto importante anche che gli ascoltatori siano, insomma, sì, pronti, sì, sì, posto, no? Con le sì. scarpe allacciate, seduti, se siete in macchina tranquilli, la cintura e tutte cose, se state facendo i compiti, tutto a posto. Se siete con noi sul 69 DJTV, beh, lì nella casa vi potete anche muovere un po' di più, potete tipo alzare il volume e fare rumore. Hey, what? Sì. Alzo il volume che sto fuori. Esattamente questo. Lui è sempre fuori, sempre non entra fuori. Mai. È incredibile. Puntata di oggi dedicata a chi quando mangia la faccia così, cioè mangia, guarda nel vuoto, ah, no? Quando masticasse con la bocca aperta. No, 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 quando uno mangia ma guarda nel vuoto, allora pensa probabilmente, o magari stacca tutto e in quel momento si crea un po' il vuoto, appunto. Sì. Questa puntata è dedicata a voi, cioè nessuno mai pensa a chi quando mangia guarda nel no, vuoto. No, chi succede, si imbambola un po' nel vuoto. Succede spesso quando uno è a cena da solo, a pranzo da solo, magari per motivi di lavoro, e guarda nel vuoto. Infatti dal regista di domani
domanda, qualcosa, sempre agli ascoltatori di oggi, visto che sarà anche una puntata molto tema cooking, cioè sì, cucina e ricette, anche per via degli ospiti che abbiamo, eccetera, ma anche un, cioè, potremo azionare il tasto del nostro algoritmo in grado di dirci qualsiasi cosa, sì, tipo dici che cosa hai mangiato oggi e noi ti diciamo a quale età andrai in pensione. Ah, oggi proprio livello esagerato. 347 sì. 342 5220. Cioè praticamente che cosa hai mangiato oggi, anzi diciamo ancora di più, di più, sì, anche il premio fedeltà che siamo abituati a dare a chi fa il birthday match, oggi lo diamo a due persone che hanno mangiato la stessa cosa, il food okay match, quindi cioè ti basta sia per vincere il premio fedeltà ai gadgets di Radio DJ più una cosa, e sia per partecipare al nostro algoritmo pazzesco, ti basta dirci che cosa hai mangiato. Say what? Kendrick, biscotti al cocco. Sì. Incredible. Yo! Freaky Dicky, Freaky Freaky Dicky, si chiama Freaky Dicky, il nuovo singolo di Tyga assieme ad un artista che ormai suoniamo praticamente tutti i giorni, e cioè Doja Cat. Radio DJ. Shorty always on time. I pick you up, come outside, take you for a ride. Body like December, ass on summertime. Take off the top, sweet Caroline. Meet my driller, put ice on that. Two diamond chains, what's the price on that? When you work, what you work, I invest in that. Yeah, itty bitty waist, but your ass so fat. Let me slide in and Wayne Gretzky. Let me see it bounce like a jet ski. Ay, I know you wishing he was like me. Like late night calling me for some good deed. Ay. Take a shot, we intoxicated. Taste so sweet, like the rapper, baby. She never was a freak, and she said, you made me. Forever, forever, ever. Juicy baby. Back it up, back it up, back it up.
simpatica che Dojo Cat. Io vorrei gente tipo Dojo Cat attorno a me. Così, cioè proprio vivi la vita, cioè cerca nella vita quello che è Dojo Cat. Cioè, felice. Wow, Taiga, Freaky Dicky. Stammi andando forte, tutto quanto parla di lui. Abbiamo aperto praticamente con un... cioè abbiamo aperto proprio la stanza dell'algoritmo, Aldoritmo, in grado di dirci cose pazzesche tipo quello che hai mangiato, in base a quello che hai mangiato, quando andrai in pensione. Uno dice, ma non è vero, non è possibile, guarda. Ciao, Walter. Ciao. Ciao. Oggi grano saraceno, tonno, olive e noci. 63 anni. Sì, anche perché rimane sano con quello che mangia, sì. Quindi può lavorare fino a tardi. Sì. Yes. Oggi ciao. Mi sono mangiata una pizza con impasto integrale, stracchino, bianca, stracchino e crudo fine cottura. Qua siamo sui 58 boom. Anni, cioè si va un lo po' in anticipo. Per lei. Mi va un po' in anticipo la signorina, perché abbiamo ospitato una ballerina della Scala, ballerina solista della Scala, sì. Durante il nostro podcast DJ Viral, che trovate su One Podcast e tutte le piattaforme, compreso Spotify. E lei ci ha detto che l'anno prossimo va in pensione, però ha soltanto 47, cioè l'anno prossimo avrà 47 anni. Sì. Quindi un pensionamento proprio giovanissimo, sì, no? Un baby pensione. Stamattina mentre leggevamo il Financial Time, facciamo tutte le mattine davanti al nostro caffè. Io proprio non faccio altro, mi sveglio proprio, ce l'ho in faccia proprio Financial Time. Me lo lanciano i paper boy davanti alla villa, no? Tipo sì. Beverly Hills. E questo articolo, il titolo è: i giovani che iniziano ora a lavorare andranno in pensione a 71 anni. Cioè siamo tra i paesi europei con l'età pensionabile più alta. La dico meglio, la dico male, come dicono nelle riunioni del marketing, lato nostro, lato cliente, il brief del brainstorming dello Star System sul calendar del Google Map di Hangout. Avete sentito? I giovani che iniziano a lavorare oggi andranno in pensione a 71 anni, in media 9 anni più tardi rispetto alla media di oggi. Dichiaro ufficialmente aperto il televoto. Cioè, so che parlare di pensione fa stranissimo, lo so, però in questo caso è a quale età si va in pensione. Sì. E qual è l'età giusta secondo gli ascoltatori? Cioè, se c'è, decidiamo oggi, il 10 di marzo, noi tre pupazzi più tutti gli ascoltari, cioè l'età giusta per andare in pensione. È ancora di più. Ha senso oggi nel 2022 parlare di pensione, cioè dare al ragazzo o ragazza che inizia il suo lavoro l'idea che poi un giorno andrà in pensione? Cioè, se non ce la darete mai, ditecelo, che noi non ci facciamo neanche siamo già abbastanza consapevoli. Dichiaro aperto il televoto, mi confermi? Sì, 347 342 5220. Televoti e pazzeschi. Sì. La sera. Incredibile. La radio. DJ. Say what? Let's go. Yeah, yeah. This time I know, I know, I know. There's no looking back. It's all in the past. I'll let you go, you'll go, you'll go. The ladder we had is making me sad. You keep saying you hate me. I'll let you go, you'll go, you'll go. The ladder we had is making me sad. So I let you do what you want, and now you end me out. They say a girl is a gun, but don't tempt me, 'cause I'm taking a chance. Put the gun in my hands, playing Russian roulette till she's empty. No, no, I don't wanna die young. Don't wanna die young and hopeless. So, if I'm gonna die young, just in case I die young, I wrote this. All these changes, fuck it, don't make me play this. Break up, make up, and we do it again. This time I know. But she caught me on my blind side. You know it's true, I'm fucked up too. But you know I'm always coming back for you, 'cause every time I see you make me wanna rewind. Love wins out, so I'm throwing up a peace sign. You know it's true, I'm bad for you. That's just some shit that I've been going through. All these changes, fuck it, don't make me play this. Break up, make up, and we do it again. This time I know, I know, I know. There's no looking back.
Christian Dior su Radio DJ. Hey, hey. What? Yes, 20 e 18 minuti, il televoto è aperto e il titolo chiaramente è un po', è anche un po' clickbait, però anche abbastanza vero, cioè i giovani che iniziano oggi a lavorare andranno in pensione a 71 anni. Sì. Abbiamo chiesto alla giuria demoscopica qual è l'età giusta secondo voi degli ascoltari. Sì. Tipo, Età giusta è 39 anni e stasera pizza con fritto misto solo. Mi piace molto perché questo messaggio sintetizza il surrealismo di quello che facciamo. Poi per quello quando cominci a lavorare che ne hai 35, ormai finisci gli stage a 35 e vai in pensione a 39, perfetto. L'ultima cosa che hai mangiato e poi anche l'età giusta per la pensione. Certo. Cioè due argomenti che non c'entrano niente tra di loro. Allora, secondo me il metodo più efficace sarebbe la pensione fino ai 40 anni. Ah. Poi inizia a lavorare a 40 anni. Questo così hai tempo per crescere i figli, per tutto quanto, per fare le cose quando hai la forza e energia. Questo è bello. È una bella idea. Cioè la pensione datecela prima. Sì. Poi dopo ce la vediamo noi, no? Beh, questa è un'ottima idea. Però vabbè, uno poi si culla fino ai 40 anni e scappa all'estero. Allora, la pensione, anche se comunque è una cosa un po' astratta, io direi a 60 anni, perché comunque i 60 anni di oggi, di questo secolo, sei molto più giovane e hai ancora una parte buona della vita da poter vivere bene, che credo sia giusto, anche perché alla fine, ragazzi, prima si studia, finiamo di studiare e iniziamo a lavorare, finiamo di lavorare, siamo vecchiaia, siamo vecchi. Scusate, che vita di merda. Certo, uno quando vive. Mi piace molto questo televoto, il numero è il 347-342-5220. Kendrick Lamar alla lavagna. Ecco. Buongiorno. Buonasera. Ha studiato per oggi? Sì, oggi allora, ci racconti, chiaramente lei si può avvalersi della possibilità di usare Gulu Gulu. Sì. Ci racconti la storia della pensione, perché sulla pensione c'è anche un grande equivoco, una fake news, cioè la si attribuisce al periodo mussoliniano, ma in realtà la pensione, come lei mi insegna, studentessa Kendrick Lamarta, ha origini a fine 800. Sì, nel 1889 Otto von Bismarck introdusse una previsione pensionistica per i dipendenti della pubblica amministrazione. Ma in Italia? No, prima c'è il mondo, tu la vuoi in Italia. Certo, lei, mi diate lei, sono il prof. Lei. Il primo sistema di garanzie pensionistiche del 1895, del quarto governo Crispi. Tre anni dopo il primo governo Pellù. Piero Pellù fece il ministro. Il primo atto legislativo di cui si ha conoscenza relativo alla pensione risale al 1812 nei regni di Napoli e di Sicilia. Ladies and gentlemen, avete ascoltato una versione, un racconto super approssimativo e superficiale della storia della pensione. Un racconto che è così, proprio che non lo puoi rifare. No. È insuperabile. Comico. L'amore per me, elettricità, sto immergendomi nella corrente, le tue lentiggini, una ogni due, sono come scalini che portano nell'Olimpo in un mantello di nuvole bianche. Cosa mi hai fatto l'amore per me, quel lasso di tempo? Il messaggio sulle tue labbra era come un semaforo taxi driver, ci vorrebbe piuttosto un aereo, non qualcuno che mi dica fermo, per andare nell'Olimpo in un mantello di nuvole bianche. Cosa mi hai fatto l'amore per me, quel lasso di tempo in cui ci sentiamo da soli. Percepisco sangue freddo nelle mie vene a 180.000 giri su una coupe, due molotov in fiamme nella corrente, ti stringo i fianchi amore, sei te l'ultima curva insuperabile. Sono diventate rosse, abbiamo rovinato anche il cognome dei nostri, siamo una sconfitta perfetta bambina, il tempo che passa scoppia la clessidra, paralizzanti sguardi su cui mi rifletto, il respiro irregolare nello stesso letto in cui ci sentiamo da soli. Percepisco sangue freddo nelle mie vene a 180.000 giri su una coupe, due molotov in fiamme nella corrente, ti stringo i fianchi amore, sei te l'ultima curva insuperabile. Spinato mo il pericolo,
ed io che mi ostino a starci sopra. Baci rubati, respiro gasolio. Sentimi il polso, percepisco sangue freddo nelle mie vene. A 180.000 giri su una coupe. Due molotov in fiamme nella corrente. Ti stringo i fianchi, amore, sei te. L'ultima curva insuperabile. Ehi baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ. Say what? Bueno. Ehi bebé, estás escuchando Say What. Salud mami. Con What? Yeah. El miglior DJ en Radio Say What. Y Radio DJ. La radio più dura. One Game Show. Lo que no sirve que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar. Pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar. Ya te boté el celular. De lo tóxico que eres se volvió perjudicial. Lo que se va, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres no te quiero ver más. Repítelo, mami. Repítelo, mami. Becky 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 G, l'altra è Karol G. C'è una G che le G girls unite dalle G, no? Un po' come gli amici, che so, gli amici di mio padre, uniti dal fatto che sono andati in pensione e sono felici tra di loro. Eh beh, certo. Penso tipo, oh, Riccardo è andato in pensione. Che bello. Cioè, è quella, quel traguardo, no? Perché siamo finiti a parlare di questo? Ah, perché? 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 Comincia a lavorare adesso. Sì. Andrà in pensione a 71 anni, ragazzi. Cioè, che è too much. Perché se calcoli che se fa tutto bene, arrivi a 80 anni, ti restano 9 anni per poi vivere. Poi a 71 per non fare anni, niente. Capito? No, di più. Meno. Io vado contro tendenza. Sì. 35 anni da compiere a maggio.
Ok. 18 anni di contributi. Oh, mamma mia. Cioè, sei praticamente quasi già nella fase calante della tua carriera. Ma quando è cominciato? Ciao, what? Ciao. Guarda, io farei 40 anni per i single. Figo. E 50 per gli infelicemente sposati. It makes sense. Anche perché loro servono più soldi per crescere i figli. E invece a 40 anni io con la pensione me la asciuscio di Ibiza tutte le santissime estati. Che ne dite? Mi sembra un'idea molto così allegra, diciamo. Ciao così. DJ. Ciao. Io penso che la pensione dovrebbe essere una scelta dell'individuo. Questo è bellissimo. In base a quanti anni lavori sarai pagato. Ho lavorato un anno, avrò la pensione di un centesimo. Ho lavorato 40 anni, avrò una pensione in un altro tipo, okay. Ma poter scegliere, perché ciascuno di noi ha le esigenze diverse e quindi sarebbe bello poter scegliere. Voi che ne pensate? Ma io penso ciao. Proprio che sono d'accordo con me stesso innanzitutto, sì, quello sempre, e poi anche con lei, con Alessia, anche con raga Francesca. Io non so quando sia l'età giusta per andare in pensione, ma io ho 32 anni, okay. Ed è da quando ho memoria che mia zia è in pensione. Mia zia ne ha 71. Fate conti voi. In pensione da sé. Noccioline. Ah, beh, molto bello che, perché poi pensione è anche l'ultima cosa che hai mangiato, perché oggi il food match per vincere il premio fedeltà, cioè vince i due ascoltatori che hanno mangiato la stessa cosa. 347 342 5220. Nella vita si va in pensione. Su Instagram si va in pen. Dai. Tendenza. No. Tieni la linea tra poco. Ogni giorno scontiamo Say What. Se magari ti chiama, magari. Pelle sulla pelle, radio DJ, questo è Say What. Say What.
cerca trovare goodbyes. Os, donnez-moi mon savoir, donnez-moi mon savoir. Per les amis, la famille, la fruit. Riavvolgi. Here come the hot snapper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Lui chiaramente adesso sarà pure mezzo in pensione, no? Farà, capito? Cioè, tutta un'altra carriera, magari tipo di revival. Dato un nome pazzesco, è Ini, che poi è chiaramente il nome d'arte, perché lui si chiama Cecil Campbell. Però Ini, mi diceva sempre Ini spiaggia. È proprio bellissimo. Ini Spagna, salutiamo tutti gli ascoltatori Ini Spagna. Ini bello, sono quei nomi che ti darebbe, che ne so, tipo Elon Musk. Non so se. Ah, oh!
Se hai visto, è nato la nuova figlia di Elon Musk con Grimes. Segreta nel senso che non lo hanno detto. L'altro era nato a maggio del 2020, eravamo in pieno lockdown e scherzavamo sul nome del bambino, perché dai, cioè, vero, è un'equazione. È brutto scherzarsi, però si chiamava XAEA12. Questo è proprio il nome del figlio 1. Per gli amici. Esatto. X A E, secondo me solo A E, cioè che la A è insieme. E. E. A E E. E c'è una A E anche nel nome della bambina appena nata. Sì. L'hanno chiamata Exa Dark Sider A E. Cioè, pensa il dialogo tra Grimes e Elon Musk, tipo, amo, vado a prendere Eva Dark Sider A E. Ex A E. E già. Vabbè, almeno casa. Lei la possono chiamare Eva. Almeno. No, non è Eva, Ex, scusa, Exa, Exa, che è un termine informatico. Dark si riferisce all'ignoto, ha spiegato Grimes of Vanity Fair. Dice, le persone lo temono, il dark, la darkness, la si è. Ma in realtà è l'assenza di fotoni. Cioè, pensa che viaggi che si fanno, ho vinto una coppia pazzesca. Sì. Lui ricco sfondato, figurati se sta pensando alla pensione. Elon Musk, ma va. Allora, la pensione a 50 anni, così hai tempo di goderti tutti i cari soldi che ti sei sudato. Yes. E arancino al ragù. I messaggi più belli in assoluto della settimana, quantomeno. Sì. Cioè, il tuo pensiero sul fatto che giovani, che chi inizia a lavorare oggi andrà in pensione a 71 anni, e poi l'ultima cosa che hai mangiato. Arancino al ragù. Random. Ciao Ad. Ciao, ciao. Non è importante a quanti anni andare in pensione. Sì. Ok. L'importante è non fare i pensionati. Ottimo. Applauso del pubblico in studio, pagante o non pagante il pubblico. È un po' come quando si applaude Elon Musk, quando da visionario imprenditore lancia quei tweet un po' proprio tipo motivational, però anche molto di rottura. Sì. Cioè, Elon Musk è uno che ti spiegherebbe la vita così. La vita è dura. Dico bene? Sbagliato! La vita è semplice! Voi fate schifo! Voi dovete prendere la vita! Voi dovete afferrarla bene per le corna e guardarla in faccia! Mamma mia, quanto siete schiappe! Riesco a leggere le vostre menti! Oh, ho paura del successo! È colpa della pizza se sono così grasso! Smetterò di essere patetico! Dopo, avanti, dammi la mano! Dammela! Grazie, mezzo! Touch me just like chills on your fingers wanna suck me. Sick of y'all hyping up all this bullshit. Thinking hoes hotter than me, don't push it. Mediocre and that ain't me hating. Y'all be the best out of bad situation. Yes, I do think I'm that bitch. I'm all that in a bag of flaming hot chips. Ooh, baby, baby. But baby, baby. I'm a real hot girl, I'ma talk my shit. Cause I'm all that in a bag of flaming hot chips. Ooh, baby, baby. But baby, baby. With a face like that and a body like this. So I'm all that in a bag of flaming hot chips. I'ma keep this shit 100. Any bitch wanna get on a beat, getting punished. Let's punish this shit 250s. These down hoes know that they can't fuck with this. Cat talk back like Chester. Let them know up front I ain't doing nothing extra. Just graduated, now I'm the professor. Giving crash courses on how to beat pressure. Ooh, baby, baby. But baby, baby. I'm a real hot girl, I'ma talk my shit. Cause I'm all that in a bag of flaming hot chips. Ooh, baby, baby. But baby, baby. With a face like that and a body like this. No, I'm all that in a bag of flaming hot chips. Moral of the story, I'ma get to the bag. Hoes, I don't even know, hating that's sad. Fuck your opinion, little bitch, who ass? What you looking at? Is you dumb? Is you mad? Shake that shit like dice, then roll it. You know anything hot, I control it. Hot girl Meg or young Tina Snow, I'ma run shit in a bikini or a coat. Ooh, baby, baby. But baby, baby. I'm a real hot girl, I'ma talk my shit. Cause I'm all that in a bag of flaming hot chips. Ooh, baby, baby. But baby, baby. With a face like that and a body like this. No, I'm all that. Chips. Radio DJ, One Nation, Real Hot Girl Shit, One Station. Siete i migliori, giuro. Le cose più preziose nella vita di solito sono le più indifese. Wow! Quindi servono persone come noi per proteggerle. Capisci? Say what? I can love you if you get it going on. If you
inside me. Here I'm moving my own timing. Voice of the future, speak to me kindly. Ask for what I want, somehow it find me. Somehow it find me. Somehow it find me. Invece quando fa e ticati DJ Wad, se, quella è un'altra giusto? Cosa, un'altra storia. Non vorremmo mai offendere Amy Melly, che tra l'altro ha fatto una super hit molto virale anche su TikTok. 20 e 44 minuti, state ascoltando un programma dai 0 ai 71 anni oggi, perché 71 anni a quanto pare l'età in cui andranno in pensione le persone che iniziano a lavorare oggi, tipo lei. Ciao Wad. Ciao. Sono Vittoria, ho vinto una partita di tennis degli juniores. Grande Vittoria, vabbè, forse è un po' presto per lei già lavorare, però insomma il concetto è quello. Ciao Wad. Ciao. Il problema è che se vado in pensione con il costo della vita di adesso, vero, e la pensione che mi danno, non arrivo di sicuro neanche al 2 del mese. Certo, vero. Yes. Riso basmati in bianco con olio e parmigiano, gang! Sai perché ci dice che cosa ha mangiato? Per il food match. Tra un po' parleremo di cucina, food match, cioè due ascoltatori che casualmente oggi hanno mangiato la stessa cosa vincono il premio fedeltà. Stiamo un attimo su questo articolo del Financial Times. Prima di cambiare pagina, chi abbiamo in linea? Maria Pia da Milano. Ciao Maria Pia. Ciao. Maria Ciao. Pia ci ha raccontato un po' una storia di famiglia praticamente, sì. Giusto? Sì, sì, esatto. E la mia mamma, che vabbè adesso non c'è più, quando lavorava in posta è andata in pensione con le baby pensioni nel 1967, quando sono nata io. È andata. Quindi all'età di? Con 36 anni, 6 mesi. Cioè, lei no, 36 anni, con 19 anni, 6 mesi, un giorno di contributo. Cioè, in pensione a 36 anni e poi dopo fai tutto praticamente. Vivi, tutto. Cioè, perché noi siamo scioccobasiti, cioè tipo amo, ma in che senso amo? Sì. Ma io fuori. Dal fatto che la ballerina solista della Scala, che è stata nostra ospite nel podcast DJ Viral, che trovate su Spotify e tutte cose, ci ha detto che l'anno prossimo va in pensione e ha 46 anni. E poi scopriamo che chi inizia a lavorare oggi, secondo questa previsione, andrà in pensione a 71 anni e noi non ci abbiamo capito più niente, capito Maria Pia? Lo so. Ma non ci capisce niente nessuno. Ma secondo te l'età giusta qual è? Cioè se tu potessi suggerire al mondo, tipo raga, perché al mondo si parla così, raga, gang, hey world, andiamo tutti in pensione a... Io farei come diceva mio papà, giovanissimi si prendono i soldi dello Stato, si studia quel tanto che basta per poter vivere con i soldi della pensione. Aspetta, poi, non ho capito. Ah, ok, continuo, ok, ah, sì. Ok. Poi tu nasci, diciamo che fai le elementari, le medie bene, dopodiché prendi la pensione. Ah, già. subito e sì, perché prendi la pensione subito, vai, vivi una ventina d'anni, poi verso 30 anni lavori, produci. Comunque e tanti poi, hanno questa visione. Anni studi quando finalmente hai la curiosità. Cioè, e alla la fine si di tratta imparare. Di scomporre il puzzle della vita, no? Fai scuola, scuola media, pensione, mi metti la pensione lì. Sì, e imparare, lavorare, cioè studiare, lavorare e riposare. Bisogna capire come incastrare il tutto. Intanto noi ci pensiamo. Grazie mille del tuo contributo, dottoressa Maria Pia. Sì. La immaginiamo grazie. Così. Ciao, buona serata. Ciao, grazie ciao, a voi. Ciao, buona serata. Stare con te è facile, un po' come sorridere, come bere un sorso d'acqua, è come stringere forte il cuscino e mille fate che poi tanto.
solo polvere con sé che mi trascina verso te. E io non lo so, forse stanotte morirò tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero. E tu mi sposti i capelli che scendono giù, giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Stare con te è facile, quasi come aprire la finestra, le sere d'estate, farsi accarezzare il viso da quel vento caldo a mezza notte, fare il bagno che con te, che mi trascina verso te. Io non lo so se stanotte morirò. La sensualità di Elodie nel videoclip, ma anche quando boom, dice 1, 2, 3, alza, alza, alza. E oggi ho visto un tweet che diceva: mi sono svegliata carina, poi ho visto Elodie, il video. Sta 20:51 minuti, ne abbiamo sai quando trattiamo temi così, poi la nostra maniera chiaramente, cioè sono temi troppo importanti, cioè anche tipo parlare di pensioni, noi l'abbiamo fatto perché l'articolo diceva che chi inizia a lavorare oggi andrà in pensione a 71 anni, e quindi poi gli ascoltatori danno le proprie opinioni e noi apriamo, no? È open, open format, è un televoto. Però poi chiaramente ci sono quelli anche un po' spazientiti, tipo che cazzo dice questa, riferito all'ascoltatrice di prima, si scherzava sul scomporre, anche se Silvio propone una cosa che, cioè, ha un'idea, un'iniziativa incredibile, dice: io proporrei ogni 5 anni di lavoro uno in pensione. Applausi, ladies and gentlemen. Ciao, Juan. Cioè, è perfetto. Cioè, tu fai 5 anni, poi un pensione di un anno, e poi 5 anni. Puoi anche cambiare lavoro. Sì. Dichiaro aperto il televoto su questo. Cioè, quanti approverebbero la legge Silvio? Che però a dire così cita chiaramente un altro personaggio della Silvio politica. Silvio da Torino. Silvio da Torino. La legge Silvio da Torino. Cioè, ogni 5 anni di lavoro, uno di pensione. Però proprio c'ha il sounds good, no? Sì. Ma io penso che uno dei metodi migliori per andare in pensione prima sono investire 2 euro e fare il 6 all'Enalotto. Vabbè, sì, anche in effetti. Sotto però, già qualcuno ride. Certo. Ciao, Ad. Ciao. Ho mangiato un gianduiotto. Pazzesco apporto. Sai come la chiudiamo la storia di pensione e soldi? Sì. Traducendo in italiano il titolo della prossima canzone. Mi collego subito col comitato tecnico scientifico. Come si chiama? In italiano. Un sacco di tantissimi soldi. Bia. It's a whole lot of money in this motherfucker. It's a whole lot of money in this motherfucker. Ain't gonna keep me run no broke shit, that broke shit get old. Ain't gonna keep me run no hoe shit, these hoes get too bold. I'm allergic to that no shit, my wrist game on cold. I might pick my coupe white just to match with my toes. Yeah. I can't wear the shit you bitches wear because it's cheap to me.
some money at my table, grab a seat with me. Cost a ticket just to cover all my legal fees. I don't hang with jealous bitches, that's a weak disease. Hold on, run up. If you're broken in my business, then just shut up. I invested in my body, bitch, I'm done up. I look good, I like to fuck, I'm when the sun up. I put on my jewelry just to go to the bodega. And I keep it with me just so that I'm feeling safer. Fendi on my body, but my feet is in Bottega. Bitch, I'm getting money, give a fuck about a hater. It's a whole lot of money. No broke shit, that broke shit get old. And it'll keep me run no hoe shit, these hoes get too bold. I'm allergic to that no shit, my wrist game on cold. I might paint my coupe white just to match with my toes. White on white Bentley, trunk got that engine. Hoe tryna get near me, bitch, stay up out my mansion. Working bag got plenty, 20 racks and Fendi. Got time for these messy hoes in my business, I ain't with it. Got right now, not next, need M's all on my checks. Don't worry about who I text, just know it ain't my ex. Lot of rich niggas in here, no bitch niggas in here. When the pack landed, a check cleared, and this what you hear. I put on my jewelry just to go to the bodega. And I keep it with me just so that I'm feeling safer. Fendi on my body, but my feet is in Bottega. Bitch, I'm getting money, give a fuck about a hater. It's a whole lot of money in this motherfucker. And you keep me run no broke shit, that broke shit get old. And you keep me run no hoe shit, these hoe get too bold. Boom. I'm allergic to that no shit, my wrist game on cold. I might paint my coupe white just to match with my toes. Bia, bia, bia. Ciao Wad. Ciao. Io oggi ho mangiato la pizza. Grazie. Faccio il compleanno, faccio 9 anni. Auguri, ciao, amico. Gang. Gang, gang, un po' faccio come dicevano Amena anche Emma Muscat. Gang, non gang, gang. È una versione, no? Ognuno ha la sua versione. Tipo prima abbiamo accennato questa, quella che si potrebbe definire in letteratura questa puttanata che nella vita si va in pensione, su Instagram si va. Alcuni hanno sparato cose strane, però certo. In realtà è famosa questa frase nel gergo dei pupazzi. Nella vita si va in pensione, su Instagram si va in menzione. Applausi, ladies and gentlemen. Hai 18 anni, ho pensato ad aggrapparti. Però se ascolterai DJ sarai meglio degli altri. E che ci posso fare? Se ascolto solo what? Say what?
Riavvolgi. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you. Now I'm see through. You give me a feeling, feeling so strong.2018, DJ Riavvolgi, ora invece 2022 ancora il suono è Silk City, da non confondere con i Silk Sonic, sì, e gli Iron Maiden, sì, se uno nel dubbio, metti che si sbaglia. Canzone che ovviamente c'è, cioè il titolo Electricity, sì, ti fa pensare in questi giorni alla benzina, all'elettricità. Mamma mia, così, mamma mia, in quel momento ho pensato, vado un attimo al confessionale. In quel momento ho pensato, mamma mia, andiamo in bici. Che periodo, che periodo. Oggi pullulavano i meme su Instagram sulla benzina, l'aumento della benzina, e addirittura il comitato tecnico scientifico di Alfonso Signorini, che salutiamo, ciao Alfonso, sì. Praticamente abbiamo scoperto perché costa così tanto, se volete ve lo dico, praticamente 6 watt in 2 secondi vi risolviamo i problemi, sì, del mondo, sì, sì. Perché paghiamo anche le accise, che tra parola anche un po' brutta, no? Sì. Cioè accise, ti fa pensare a un noir, un romanzo noir, accise. E praticamente paghiamo le accise, che sono, sì, le tasse che lo Stato italiano impone sul carburante, ok? Sì. Per darvi un'idea, su 1000 litri di benzina si pagano quasi 730 euro di accise, ok? Mm. Su 1000 litri. Però nelle accise paghiamo anche paghiamo cose utilissime, ok? Sì. Per lo Stato, che per esempio, adesso non entriamo nello specifico. No, meglio no. Eh no, perché sono poi argomenti che se li sbaglia arriva quello così. Però tipo paghiamo anche uno 0,007% della, sì, benzina che, sì, tutti quanti fanno, quelli che la fanno, per il finanziamento della crisi di Suez, o anche per il finanziamento della missione in Bosnia, per il rinnovo del contratto degli autotranvieri del 2004, per l'acquisto di autobus ecologici, per il finanziamento del bonus gestori del 2014. Le guerre puniche no. Capito, vabbè, e anche per il finanziamento del decreto fare. Sì, Ora noi sai cosa fare? Cosa usciamo dall'argomento, sì, e
torniamo tra poco. Say what su Radio DJ e la radio d'alto mare. Mettiamoci Say what e non finiamoci più nel sesso occasionale. Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno. DJ, one nation, one station. Hey, what? Allora, leva delle sorprese! Sorprendici! Cray ci annuncia la Lip Sync Dance! Molto divertente, la conoscete? Lo sai bene, Aisha, bisognerà cantare e ballare, ma senza cantare, continuando a cucinare. Musica, maestro! Chi correrà quando le difficoltà ti rincorrono e non ce la fai? Musica, musica, labbra, lip sync! Sei di nuovo in mezzo ai guai, c'è chi non ti abbandona mai. Labbra! Sto volando, giro con sei what e sono attento. Ascolto DJ e son contento. Hey, what? Allora, leva delle sorprese. Sorprendici. Poi l'aria accende, sto volando. In radio c'è what e sono fresco. C'è radio DJ che sposta il vento. Seso dentro al letto, giuro che la spengo. E dopo faccio radio DJ, radio DJ, radio DJ. Sogno in un posto in cui mi sopporto, yeah. Scusa se sono stronzo e non ti rispondo mai su WhatsApp. Non lo faccio perché rispondo me alle domande che ho in testa, sperando di uscirci, sai, sperando di riuscirci. Ma mi sogno in un posto in cui mi sopporto, yeah. Mi volevo stronzo per stare al mondo, tu lo sai. Le solite pare, ma sto di cambiare, ho girato a te. Cerco di calmare, ma pare che uguale sta con lo senza ho me. Le solite pare, lei mi chiama solamente se piange sta male. Ne abbiamo fatta di strada, salite di scale. Ho bisogno d'aria qua, non riesco più a respirare. No, no. Mi squilla il cellulare. No, no. Quattro cube nel collo. Brr. La quinta nel letto fa ogni porcata che voglio. Non ho niente da perdere tranne uno stupido sogno. La tua vita qua vale meno del tuo portafoglio. Grr. O del tuo orologio. Grr. Sai che prendiamo tutto e dopo scappiamo. Cambiamo vita, cambiamo stato. Sto parlando con Dio dall'ultimo piano. Chiedo perché non ha mai ascoltato mio fratello che piangeva chiuso in bagno. Per ogni errore, per ogni sbaglio. Mamma con lui non sa più come fare. Papà è da anni che ormai se n'è andato. Tu scusami se non parlo con te, non fumo con te. No, no, ma io non so più tu cosa c'hai in mente. Sembri diversa da un po'. Ti posso prendere in bimbo anche in mezzo a mille tempeste. Io sono lo stesso di sempre, con le stesse pare di sempre. Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, yeah. Scusa se sono stronzo e non ti rispondo ma su WhatsApp. Non lo faccio perché rispondo me alle domande che ho in testa, sperando di uscirci, sai, sperando di riuscirci. Ma mi sogno in un posto in cui mi sopporto, yeah. Mi volevo stronzo per stare al mondo, tu lo sai. Le solite pare, ma so di cambiare, ho girato a te. Cerco di calmare, ma pare che uguale sta quello senza me. Mi sbrono un pacco in me, solo questo ti chiedo, mollami. Quando piango gli occhi fanno tsunami. Forse perché la luna che viene qui non ho paura di dirlo, non mento come i tuoi cani snitch. Questi mentono come su Among Us. Ma siamo in real life, dove cazzo vai? Dove cazzo vivi? Come cazzo stai? Le vuole mentirmi ma non ce la fa. Mi hanno mentito in troppe misa, ah, mi hanno mentito come gli snitch. Bitch, what the fuck, cazzo sei diavolo? Sick, fumo come un cazzo di aerosol. Kill you, it, non basta pensare al top. Mi ridici che non ho testato. Se vuoi andare di là per i cazzi tuoi ringrazio. Dip come se aggiungi all'alto un sol. Dip qui fanno te come fate show. Lip sync però sì, mettila per me. Ti direi siamo ma ora non posso. Mi sogno in un posto in cui mi sopporto, yeah. Scusa se sono stronzo e non ti rispondo mai su WhatsApp. Non lo faccio perché rispondo me alle domande che ho in testa, sperando di uscirci, sai, sperando di riuscirci. Ma mi sogno in un posto in cui mi sopporto, yeah. Mi volevo stronzo per stare al mondo, tu lo sai. Le solite pare, ma so di cambiare, ho girato a te. Cerco di calmare, ma pare che uguale sta quello senza me.
Sick Luke, Sick Luke, da Supremes, per e basta, è solite pare su Radio DJ. 21:10, siamo anche in live in video su DJ TV, su YouTube e su Twitch. E infatti, se ci state guardando, vedete due pupazzi con gli occhiali da sole. Perché è un po' una nostra. È un po' il nostro mood, diciamo. Il nostro mood. Oh, sai che siamo andati a vedere un video tuo. Ogni volta che ti presento in radio, Matt di me, e poi lo sbaglio la pronuncia, eccetera. Matt, è Matt. Facile, hey, all'americana. Matt. Hey, Matt. Hey, fratello. Hey, Matt. Anche Matt per gli amici. Hey, fratello, come butta? Presentaci la nostra amica. Hey, amici di Radio DJ, siamo qua in compagnia di Bad e Ishabelta Bet. Oh, direttamente da MasterChef Junior e soprattutto dal Crazy Cooking Show. Eh sì, perché? Perché lei praticamente ha partecipato a MasterChef Junior, è arrivata terza. Sei arrivata terza. Sì. Beh, a un certo punto avete pensato di fare un programma insieme sulla cucina. Sì. Per un attimo abbiamo anche creduto in un Matt esperto di cucina. Poi abbiamo invece visto due cose. Ho mantenuto il suo ruolo. Ci sto provando. Sono l'esperta in cucina, sono la chef dei due. Certo, guarda lei che comunque mi piace molto se state guardando, perché lei parla qua, così. Cioè che però è bello. Ma perché non ha gli occhiali? Non ha gli occhiali. No, ce li ho, ce li ho. Io e Bad ci siamo messi gli occhiali da sole, anche se siamo in radio, ma perché l'occhiale da sole è sempre trendy, è sempre. Sì, diciamo che fa scena, capito? Esatto. Gli occhiali da sole, uno diceva, guarda quello con gli occhiali da sole, ma in perché? Radio, perché? Poi, senza perché? Motivo. Perché no? Il vostro programma in onda su Boeing TV, il canale del 40, alle 19:50 ogni lunedì. L'abbiamo detta bene, promo, giusta? Sì. Appuntamento fisso ormai. Ed è tipo un talent, no? Sì, ci sono diversi concorrenti che vanno dai 9 ai 12 anni. Uh-huh. E alcuni di loro sanno cucinare, altri un po' meno, però diciamo che è un programma che punta al divertimento più che alla cucina seria. Ok, però è bello quando un bambino cucina, cioè si mette lì. Fa, sì. Cioè io che comunque sono ancora bambino, però non so cucinare niente. Ma siamo tutti un po' bambini, soprattutto quando si riscoprono le ricette di quando eravamo piccolini, come ad esempio nel Crazy Cooking Show. Spesso si vanno a fare delle ricette molto semplici come la pasta al pomodoro, le polpette, la pizza, della le polpette. Nonna. Ci siamo divertiti. È un programma. Cioè, ma tu hai imparato a cucinare nel programma anche più o meno? Poi un po' mi ha aiutato Aisha, un po' lo sapevo fare già a casa. Ho fatto qualche disastro. Diciamo che a me nel programma non mi fanno sempre cucinare, mi fanno fare un po' nemmeno il mappatore della situazione. Però ho visto quelle cose tipo quei toast con l'uovo sul toast. Buono. Col cioccolato e le olive. Cioè, a parte guarda, a parte c'è già un po' di aculina, c'è un po' dei bava. Però. Però è anche proprio come si riesce a renderlo così bello anche da vedere. Cioè l'uovo che è proprio preciso sul toast. L'occhio ha la sua parte. Fondamentale. Prima di mangiare qualcosa deve anche piacerti esteticamente. E poi soprattutto in televisione. Esatto, è il mio consiglio principale che do sempre. Mi raccomando, state attenti all'impiattamento, che deve essere il piatto pulito. Uh-huh. Però deve essere bello. Ok, ok. Uh-huh. Piatto pulito, come si dice ai bambini? Piatto pulito, tutto finito. Sì, una cosa del genere. Sì, una cosa così. Vabbè, è una cosa che si diceva alle scuole elementari. Sì. Buon appetito. Piatto pulito. Piatto pulito. Yes. Tromba. Yes. No. Baby bet, ay, couple racks, ay, couple Grammys on him, couple plaques, ay, that's a fact, ay, throw it back, ay, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was a yeah, yo, then I went did it again, yo, I told you long ago, on the road, I got what they want. So just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one Nicki now. Tell her I don't see ya, huh? I'm a partner like Bieber, huh? I don't I'm queer, huh? But then it's like me dear, yeah. Hey, oh, let do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, man, everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Ain't lost since I began. I
track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay, and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Far from nothing, dog, get your soul. Just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say. Industry baby, hey baby, industry baby, hey baby, Lil Nas X, Mr. What's Poppin', Jack Harlow. Qui con me c'è Matt e Aisha, quelli ciao, del ciao. Programma di Boing TV, detto così, Crazy Cooking Show. Vi siete conosciuti per fare il programma. Aisha seguiva chiaramente Mette Bise su YouTube. Boom. Sì, fan, assolutamente. Fan. Sì, alle medie con i miei amici eravamo lì che guardavamo gli scherzi che facevate per strada, quindi lo conoscevo. Però poi, quando mi hanno detto, con te ci sarà Matteo Pelusi, ero tipo... Ma... Chi è Matteo Pelusi? Ah, capito, io ho la nome. Io sono Mette Bise. Però esatto. Tu sei Mette Bise. Ma questo succede quando ci sono le grandi coppie, esatto. No? Cioè Albano e Romina. Capito? Vai, dimmi un'altra. Questo è bello. Finiamo. Albano e Romina. Coppie. Kendrick Lamar è molto esperta di coppie. Cioè, nomi di coppie che associ. Cioè, tipo. David e Victoria Beckham. Ok. Ok, ma il gioco è dirne una. Il gioco è dirne una, ah, vabbè. Scusate. Però abbiamo noi un gioco. Ma okay. Pazzesco, che c'entra anche con la cucina. Ha anche un titolo. Siete pronti al titolo? Sì. Non me lo sono dimenticato. Qual è il titolo? Crazy Cooking. Cooking Taboo Challenge. DJ Wok, giusto? Molto semplice, siccome Aisha tra voi due è colei che che conosce il mondo della cucina, no? All'interno di questa busta, quindi potrei dire fate entrare la busta è stata, busta incredibile, all'interno della busta Crazy Cooking Taboo Challenge ci sono dei nomi di cibi, ok? Tu devi far indovinare o a me o a lei il cibo e soprattutto agli ascoltatori di Radio DJ che possono aiutare me, perché comunque da lei è più esperta. Cioè, puoi dire il nome. Cioè, puoi dire tutto tranne il cibo di cui stai parlando. Ok. Quanto ci metti Vado. Ok. Vai, apro la lettera. Abbiamo aspetta, la busta. Aspetta. 347-342-5220. Aiutatemi a vincere contro Aisha. Vai. Quanto tempo ho? 6 ore e mezza, tipo. Bene. Allora. Oh, cavolo. Ok. Iniziamo bene. Secondo me non sa neanche cosa. Ma se conosci il piatto? Pomodoro. Cioè, dobbiamo capire che piatto è. Dai. Pomodoro. Pizza. No, aspetta. devi dire tu qualcosa. Mi hanno scritto anche i consigli. Matt, di seguito trovi una lista di cibi. Aisha e Vadi si sfideranno a indovinare. Esatto. Di che cibo stanno parlando? Ovviamente, per non farti capire di loro, alcune parole non le potrai utilizzare. Let's go. Vai. Let's go. Let's go. Insalata. Pomodoro. Poi l'hamburger. Hamburger, esatto. Yeah. Ah, 1-0. Ma non è che tu leggi attraverso il foglio? No. Anche no, gli ascoltatori però possono aiutarci, vai. Ok. 1-0. Domenica. Pasta al forno. Quasi. Lasagna. Wow. Una parola soltanto. Punto da Aisha. Grazie. C'era domenica, mamma avrei aggiunto. Ok, questa è facilissima, ma tutte le parole non le posso... Beh, posso dire una parola. Sono troppo bravo a questo gioco. All you can eat. Sushi. Esatto, questo era facile. Parole da usare, Giappone per allora, siccome il gioco è bellissimo, restiamo intanto sul mondo sushi. Mettiamo un disco che si chiama Edamame e poi facciamo il round 2. Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guela, yeah. And you are not badass, beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bear, dumper, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for.
before. Party, that's a no. Just pop the kidney about a million options. Set the stock and I stop doing the green. And I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tit for dick, I let her lit. I had to dip, I'm off for fifth, am I rich now? I bought a whip, I paint a pink, it drive itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, I feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Singing low while I pop a bottle off of your chain, swinging, clang, clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party, that's a no. I've been in the club and taking shots. If you got your mask off in the photo, you getting crap. Hopping out the function. The CVS is like a block away. But a moisturizer, my ice cold is dry on my face. Don't need that VVS, my ice is fake. Your life is fake, I choose to do it for my pocket's sake. You're basing your opinions on what the major says. I renovate the bad energy I erase. Yeah, I don't really ever wanna talk, 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 talk. Only really ever wanna top, 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 top. Guess I'm going back to the side, 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 side. At least this money never really stops, stop, stop, stop. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Singing low while I pop a bottle off of y'all. Chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not. Badass beep, keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Mama, mama, call me, si chiama Ida Mame, Bibi No Money. Le cose più belle con Matt e Aisha ce le stiamo dicendo a microfoni spenti. Esatto. È vero, è vero. Tipo, è vero. Abbiamo scoperto che tu hai origini un po' turche, un po' repubblicane. No, tunisine. Tunisine, scusami. Mio padre è della Tunisia, mia madre della Repubblica Ceca. Stavamo parlando del fatto che in Repubblica Ceca non c'è la cultura del cibo. Male. Non male. Ci si siede a tavola per mangiare insieme, cioè si mangia per sfamare. Cioè, tutti scazzati praticamente. Sì, ma letteralmente la gente la mangia così 5 minuti e poi si sta insieme. E il pranzo di Natale, per esempio? Dura 10 minuti. Come, cioè, 10 minuti? No, vabbè, ma io 10 minuti mi siedo. No, sì, 10 minuti. 10 minuti. Dieci minuti. Mangi l'antipasto, forse? Neanche. No, in Italia qui. No. No, infatti, Italia 10 no. Minuti non mangi niente. Bevi l'acqua. C'è un sorso d'acqua e di fianco a chi sederti. 10 minuti. Esatto. Invece lì, 10 minuti sbrigano tutto il pranzo, sì. E non puoi alzarti da tavola perché sennò porta sfortuna. Esatto. Vabbè, 10 minuti puoi star seduto, no? Allora, esatto. La cosa interessante l'abbiamo detta. Mm-hmm. Vai con le stronzate. Let's go. Ok, allora continua il nostro gioco. Il Crazy Cooking Tabù. Insomma, non si può. Noi dobbiamo indovinare, esatto, qual è il cibo che tu ci farai capire. Io contro Aisha siamo 2-1 per lei, ma possono aiutarmi gli ascoltatori di Radio DJ al 347-342-5220. Sì. Let's go. Zucchero. Brioche. Cacao. Tiramisù. Brioche. Tiramisù. No, ma come? Ma non si mette il mascarpone nel tiramisù? Però è troppo facile. Non c'è, era tra le parole da non dire, no. Però scusa, gli ascoltatori mi scrivono pollo, cioè mi stanno trollando, capito? Fissati, sì. Vai. Vanno bene. Italia. Pizza. La spaghetti. Pizza. Pizza. Sai che ti viene bene l'italiano all'estero? Italia, perché a bere il cibo è buono. La mamma di mozzarella. A proposito di cibi nazionali, mm-hmm, passiamo ai nostri cugini. Ma scusa, complimentari. Ma aspetta, ma tu perché dai suggerimenti a lei? Cioè, insieme. Sì. I nostri cugini. Chi sei? Francesi. Italiani. No? Abbiamo altri cugini. Spagnoli. 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 La paella. Paella. Va bene. Ma ragazzi, ho vinto. Abbiamo vinto. È finita, non è più. Sì, è finita. È bellissimo. Un ultimo. Io non ho detto. Invento. Io non ho detto Spagna. Perché tra le parole da non usare era Spagna, riso, pesce, carne, seppia, padella e tegame.
È il gioco più bello della vita, ragazzi. Cioè, comunque ha vinto Aisha, chiaramente. 5 punti su 5, complimenti, ragazzi. Bravissima Aisha. Con lei del Crazy Cookie Show. C'è da dire che Aisha ha 17 anni. Sì. Ok, sì. Quindi comunque hai già due esperienze televisive sì. importanti, cioè Master della Dada e esatto. poi anche il Crazy sì, Cookie due ruoli Show. Diversi. Perché a Masterchef sono concorrente, invece Crazy Cookie Show la chef. Prossimo programma farai la videomaker dietro la camera. Farò un programma con me stessa. No, no. Il vostro è un talent tra bambini che cucinano sì. in coppia e mm-hmm. tanto quanto voi vi siete conosciuti sul set, anche i bambini si sono conosciuti sul set. Esatto. La cosa bella di questi ragazzi è che insomma si sono ritrovati in squadre, non si conoscevano tra di loro, quindi è nato. Ma poi tra bambini non c'è esatto. il fastidio anche un po'. No, anzi, no, io ho visto che questa è cosa contrario. È molto tra gli adulti. Esatto. Cioè, tra gli adulti, quando una persona non la conosci, c'è un po' di. Cioè, la differenza tra adulti scontro. E bambini. Se metti che... due bambini a giocare in cucina, è ovvio che giocano. Si divertono. Esatto. Giocano, invece si divertono. Gli adulti scazzano. Tipo. Sono lì, no, faccio io. Vero, vero. Che grande. Beh, poi i bimbi non sanno bene spesso associare alcuni ingredienti, quindi ci capiterà di mangiare magari pizza con cioccolata e olive. Fantastico. Però è un bel programma perché è un torneo, si arriva fino alla fine, ovviamente partendo dagli ottavi di finale fino alla finale. E si vince. Mm-hmm. E si vince cioè, un masterclass di cucina a Napoli. Bravo. Ah, ok. Per tutta la famiglia. La famiglia di chi? Di la famiglia dei ragazzi. Sì. Ah, bellissimo. Un grande gruppo che va a cucinare insieme, bellissimo. Per seguire le avventure, l'appuntamento è il lunedì alle 19:50. Crazy Cookie Show. Remember the feeling of my fingertips on your skin. And the way that our kisses taste sweeter after drinking. And the way that I rage into your love while you breathe me in. Just so you can fill me with you when I'm not around. Don't forget my love. Matt, Aisha, Vasha, yeah. Gang.
anche, no? Un gang se lo metti. Sì, una trombetta. Vuoi la trombetta? Abbiamo la trombetta ce l'abbiamo in ufficio la trombetta. Vai, spara una trombetta così. Questa è la mia preferita. Questa è quella, la classica, no? Tanto quanto è classica quanto è classico il nome Matt Bise nella storia dell'internet italiano. È molto bello perché insomma, noi poi facendo il programma da 3-4 anni praticamente. Sì. Però in 3-4 anni vedi tante cose che succedono. Tipo il Bise mi è diventato padre. Papà, è diventato papà. Sì, papà di un bimbo, bellissimo bimbo, si chiama Martino. Ok. Ormai da un mese. A cui gli urlate in testa. Siamo Matt Bise, Matt Bise. No. Vietato. Vietato urlare sul bambino. Vietato urlare sul bimbo. Che però potrebbe essere anche una clip. Esatto. Da fare. Il duo esiste ancora. Sì, certo. Chiaramente lui in questi mesi ha un po' di impegni, un no? Un po' di impegni da papà. Ok. Però sì, certo, stiamo lavorando ancora dei progetti insieme e magari anche qualche evoluzione sul da farsi. Certo. E comunque ci conosciamo da una vita, siamo amici da sempre, siamo cresciuti insieme e torneremo anche in radio insieme. Ah, fantastico, noi vi aspettiamo. Aisha, la sua, non so se è la prima volta che entri in una radio, però aveva difficoltà a mettere le cuffie. Giusto? Sì. Capellona, capito? Capelli. Perché ha tanti capelli, quindi i capelli vanno a incastrarsi. Sì, no? Che poi dentro non sento. Cioè, se di cose, quanto tempo abbiamo del tempo? No, dobbiamo salutarci perché volevo creare un momento ASMR, perché secondo me lei è molto brava sulla ASMR. Sì, se no lei è bravissima proprio. Cioè tipo che lei fa finta di masticare un cibo, lo pensa e io e te dobbiamo indovinare quel. Vai, proviamoci. Ma non abbiamo te. Ma vi potete fermare ancora 5 minuti? Certo. Allora state qua, tra poco. Radio DJ, One Nation, One Station.
laser. Oh sì, mi richiami, ci sei. Resto fedele sempre a Radio DJ. Non mi sopporti, ma sei guacciola in testa. Te le tue amiche non hanno messo la festa. DJ, riavvolgi. Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts rolling. I'm real, I thought I told ya. I'm real even on no bruh. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. Jenny from the Block, un DJ riavvolgi del 2002, come c'è Mete, Aisha, del programma Crazy Cooking Show, giusto? Sì, giusto. Cucina tutta pazza. Tutta folle. Ma tu immagini, hai già fatto delle cene con Aisha? Sì, tra poco andiamo a cena insieme. Sì, sì, vabbè, ma sono cene, adesso vai nel ristorante. Sì, no? Certo, per pettinare. Ah, ancora intendo... non ti ho cucinato niente. Che cucina lei, cioè, no? No, non ancora. Praticamente anche tu mi devi cucinare. Sì, 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 va bene. Sì, ciao. Glovo. Just eat la tua ricetta. Potrei fare qualcosa. Perché la cucina, quando siamo bambini, no? Andiamo in cucina, c'è la mamma. Bei tempi, cioè, il suono, ma anche adesso, no? Uno cucina quando cucina Aisha. Non so perché non riesco a pensare a te che cucini. Oh. Ma guarda che se vai su Instagram ho fatto dei video in cui cucini. Li ho visti, però sai, non sono credibile. È un po', no, cioè un po' fiction, mi sembra, no? Sono io. Succede quello che succede, però. Però avete presente quando si cucina si sentono tutti i rumori? C'è un nostro amico che si chiama Rafael Nistor che ha fatto un video di ASMR mentre cucina i cannelloni. Per entrare nel mondo cucina ASMR, sentite. Non sentite il brivido? Non riesco a capire che sono con cannelloni. No, perché adesso sta tagliando. Adesso sembrano finocchi. Ora è la carota. Sta facendo con. La sta pelando. Sta pelando. Okay, proviamo. Capito? Quindi il mondo della cucina è ASMR da sempre, anche in maniera inconsapevole. Siccome Aisha è molto brava a cucinare, io credo che riesca anche ad immaginare il suono che produce un qualsiasi cibo mentre lo mangia. Ladies and gentlemen, cooking show ASMR Crazy Challenge Gang. Ma tutto
Visto. Ok, indoviniamo che okay. cosa non sta masticando Aisha. Sì. Siamo io contro Matt sì. e gli ascoltatori di Radio DJ al 347-342-5220. Ce la giochiamo con una chance. Con una nota. Indovino con una. Vai, let's go. Ok. però non posso mimare, quindi... ma mangia Aisha. Okay. Mangia questa cosa che, che non stai mangiando. Le Pringles. Cotoletta alla milanese. Basta, sto masticando, vai. Cotoletta alla milanese. No, è un pezzo di la carne. No. Finocchi, carote, melanzane, zucchine. No, aspetta, sentiamo, vai. Aspetta. La mela. Sì. La mela degli successi. Giusto? Ho vinto, amico mio. Hai vinto. È un gioco molto particolare. È molto particolare. Molto bello, comunque. Complimenti a chi non lo ha inventato. Dopo me la imiti tu, vediamo cosa esce. Intanto, ragazzi, grazie mille di essere passati a raccontarci questo vostro progetto. Crazy Cooking Show su Boing TV, canale 40, alle 19.50 ogni lunedì. Thank you, Aisha. Thank you, Matt. Grazie a te. A presto. Ciao, ragazzi. Ciao. Look, huh, nigga, this my shit. Welcome to the city of gods. Pop was the king of New York. Now I'm the nigga in charge. Only the drillers, the city is ours. Find out the odds when you pick them apart. I give them my time, so I give them my heart. If the city love me, then they're really a star. Come with a challenge. Every bitch you fuckers gon' come with a balance. Every shooter with me is coming in sound. And you niggas better pick a side. You niggas side hopping. If I want them to not let you come into the city, it's my option. This is the home of the fly shopping. Yeah. This is where the bitches gon' watch pockets. Yeah. When I'm on TV, I gotta look good, cause I know the whole block watching. We chill with the ops, we is not vibing. If I see him in person, we Fox following. Yeah, the police is on us, we not stopping. Yeah, the police is on us, we not stopping. This is the town of the big drip. Big drip. Smooth talk. Millie Rock. Money dance. Woo walk. You will not survive being too soft. No. Been a long time, we took a new law. No. Shoot a shoe until we got a new cause. No. If we stopped, then we let it cool off. No. Stone, we took it. We went viral on them, they looking. It's a sunny service in Brooklyn. It's a city that come with the lights. I'm with the drillers that come with the night. They ain't do 4 years of college, but they'll do 25 to life. We make money every night. Never too big of a price. After I buy the Chicago boys, I'ma go and link with Mike. And if I let them have my wife, niggas should thank me. With this Balenciaga and Balenciaga boots and a new blue Yankee. This is, yeah, I'm so focused. Throwing a mask, no COVID. I'ma turn your life to a meme. Let Justin LaBoy post it. You got an album, postpone it. I dropped two and they both going. I got a feeling they in the feelings. They filming a show but won't show it. You gotta watch me in slow motion. I'm in that wide body Benz. I go back to college, do an album and then drop out again. Took me a minute to get here. My vision is crystal clear. Hey, Fabi, excuse me, but this a feature of the year. I feel like Sinatra in these streets. Me and Drizzy, we at peace. This the backpack with the polo and a first Jesus piece. I'm from the shop, but I'm always New York in the city. They treat me like Jesus is walking. I've been through the pain and all of the torment. I say in his name, I'm making a point. Now it's time to give him hell. Ask my staff, I pay him well. This afternoon, 100 goons pulling up to SNL. When I pull up, it's dead on arrival. They act like they love you, they don't even like you. They throw a party, won't even invite you. I seen the same thing happen to Michael. You black, you rich, they saying you psycho. It's like a cycle. If you text me anything hype, you better text back and say it's a typo. The city of gods, no city is like you. It's the new New York, yeah, it's the GOAT. Favi is viral, and it's the Bible.
Alicia Keys, Phoebe O'Friend, Kanye West, One Gang Show, City of Gods, Gang. Oh wow. People, c'è il premio fedeltà, come va Mentana? Va tutto alla grande. Ok. Questa settimana in regalo la Say What Box. Say what? Say what? Say what? I gadget di Radio DJ più una cosa a sorpresa che potrebbe vincere Martina dalla provincia di Treviso o Simona da Aosta. Ciao ragazze. Simone. Ciao. Simone, scusa. Ciao Simone. Ciao. 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 Ci sei rimasto male che pensavo fossi Simona? No, uguale, ormai intanto c'era la parità dei generi. Bravo, ormai. Esatto, c'è questa cosa, una cosa che ci unisce anche il... Sono fluido. Ok, ora però smettila per favore di fare battute su questo tema molto delicato. Martina e Simone, uno dei voi due vince la Say What Box. Lo facciamo come abbiamo fatto con Aisha e Matt. Cioè dovete indovinare che cosa mastichi, cioè riesci Kendrick Lamar. Cioè che cosa non sta masticando Kendrick Lamar. Cioè quale cibo sta pensando di masticare Kendrick Lamar. Vai. Patatine. Che poi non è un masticare, quindi no, siamo sul bere, sul drink. L'hai fatta difficilissima. È un cibo, quindi salato. Sì. Cibo, ok, rifai. Stai soffiando sulle polpette. No. Un brodo. Il brodo? Sì. Vince Simone, ladies and gentlemen! Grande Simone, non so come tu abbia fatto a capirlo, ma è molto bello. Ti abbraccio tanto, Simone. You are the winner. Grazie. Martina, ti mandiamo un super bacio. A presto. Ciao, ragazzi. Ciao. I've been losing my mind. Certain things I can't find. In the middle of the night, I'm still up, I'm still trying to decide. Should I drink up, smoke up? Need some freedom got in my life. Should I drink up, smoke up? Need some freedom. Show me a little. Some affection this side. Little trust and some passion, be nice. It's all I desire. I need it, I cannot deny. Oh, hey, I don't see something. For my eyes only. In an emoji. Got emoji. I know emoji. On my hands only. Show me a little bit. I've been losing my mind. Certain things I can't find. In the middle of the night, I'm still up, I'm still trying to decide. Should I drink up, smoke up? I need some freedom out in my life. Should I drink up, smoke up? Need some freedom. Show me a little. Si passa dalla modalità lavoro alla vita. Yo say what? Di notte non dobbiamo essere chi ci viene detto di essere, ma chi vogliamo essere davvero. Say what? Ah!
Okay. One Gang Show. Io e cinque garçon, un Casio, tre moto e un casco integralo, mamma mamma. Se ti tocca ti stavi preoccupando, tranquilla mamma, son con lei che sta shakerando. Solo a letto, fuori una plage vuota d'inverno. Riempie la Louis Vuitton come niente, con due cazzate prese in centro. Bebe, so che sai tutto di me, tieni il giubbotto che con la tuta hai freddo. Bebe, so che sai come la B non spaventerà il buio quando sei con me. La notte è lunga, se non ci abbracciamo anche solo per un po' non finirà più. Però tu non devi farlo per finta con me, come se fosse solo una scusa. Se fossi uno shooter e un bersaglio, in quel caso diventerassi il mio avversario. Saresti come tutti gli altri, bebe, tu non sai che cosa m'hanno fatto. Che cosa m'hanno fatto da bebe, piangeverà tutto un disastro. Non tornava a casa un giorno e poi un altro, ho perso una mia e poi un altro. Un Casio, tre moto e un casco integralo, mamma mamma. Se ti tocca ti stavi preoccupando, yeah. Tranquilla mamma, son con lei che sta shakerando, yeah. Shakerando, what? Shakerando. Ciao, what? Ciao. Con shakerando, sai cosa facciamo? Siglando, andando con shakerando, tananando e siglando e salutando. Salutando gli ascoltatori. È stata una puntata molto slurp quella di oggi. Sentiamo il tuo slurp. Adesso metterò in scena il mio slurp. Vai. È un po' corto però. Che faccia fai? Vabbè, allora ciao, a domani, gang.